Ricordare anch'io Pansa, che è stato un maestro di tutti noi, che è stato il vero monaco guerriero di questo mestiere. Luca ha ragione perfettamente, per chi l'ha conosciuto è stato un Sì, noi esempio l'abbiamo fulminante. ricordato in apertura di Bello, programma è stato con Marco da veramente. Milano. Siamo tutti molto tristi per questa cosa qui. E certo, poi se ci fosse Giampaolo qui a dipingere la situazione, io direi che la situazione è quella di un maquillage estremo, molto estetizzante. Zingaretti, anzi, per fare un paragone, da Milano prima faceva il paragone con Totomodo Todo di modo, Sciascia. Sciascia. Invece a me ricorda molto questo convegno, questo conclave, un po' il nome della rosa, se ci pensate. Un po' inquietante perché c'hai questi monaci Voliamo tutti obbedienti, altissimi c'hai oggi. un priore molto inquieto, dei cadaveri che si affastellano uno sopra l'altro, c'è un grande inquisitore che potrebbe essere esterno, che potrebbe essere Renzi. Quindi, al di là di questo, devo dire che è una cosa molto di maquillage, perché se, come dice, si augura Luca, io la penso in maniera totalmente opposta, ma rispetto assolutamente l'opinione, si entra in una piattaforma Corbyn, cioè se questo rimaquillage vuol dire solo semplicemente cambiare il nome, togliere quel partito e farlo diventare democratici e farci entrare dentro l'EU e farci entrare dentro i sindacati e poi aprire le sardine che si sono comunque dimostrate apertamente a sostegno della sinistra in questi giorni, Però parliamoci Francesco, chiaro, io non sono dicevo questo, dicevo che no, però. devi rispondere a quelle domande, qualunque risposta Sì, dai, no, anche la no, destra hai dovrà ragione, rispondere a quelle fammi domande. finire. Secondo me, appunto, questa, la strutturazione della piattaforma Corbyn, come dice Renzi, produrrà per diciamo, i dissidenti della sinistra interna, cioè lo stesso Renzi, delle autostrade enormi a 5 corsie, ma questo è un fatto. Quello che dice Luca ha una risposta che potrebbe essere negli occhi di tutti, ma è una risposta assolutamente trasversale. Io ti parlo da centrodestra, ma sono assolutamente d'accordo con quello che dice lui, cioè sono d'accordo sull'acqua per tutti, Sulla sono d'accordo svolta green. sull'ecologia, la svolta ecologica non deve essere una cosa di appannaggio della sinistra, non c'è bisogno, perché se io devo lasciare il mondo a mio figlio non è necessario di essere di destra o di sinistra, devi lasciarlo perché hai il buon senso. Quindi questa è una cosa a cui si dovrebbe aprire anche la destra, secondo me, e quindi è un discorso che bisognerebbe fare una volta che Noi ce ripristiniamo l'abbiamo in gli equilibri. studio la destra, abbiamo la Ecco, senatrice infatti, sia la. Rauti, chi meglio di lei, senatrice? Primo